Lite furibonda tra Jeremias Rodriguez e Luca Onestini, il GF VIP costretto a censurare? Foto, video. Lite tra Jeremias Rodriguez e Luca Onestini, volano parole grosse e la regia stacca. A tener banco dentro e fuori la casa più spiata d'Italia non solo la notizia dell'abbandono momentaneo di Daniele Bossari, ma anche la lite tra Jeremias Rodriguez e Luca Onestini. Il fratello di Belen nei giorni scorsi ha espresso forti dubbi sulla veridicità delle parole e dei comportamenti dell'ex tronista sulla questione Soleil Sorge. I due concorrenti hanno avuto diversi attriti, ma l'ultimo è stato talmente violento da costringere, diciamo così, la regia del GF VIP a censurare e cambiare inquadratura. Se non ci conoscevamo, ti avrei tirato due schiaffi? Con un "coe così non parlo", ha tuonato in un'occasione l'argentino contro il modello. Testimone della lite tra Jeremias Rodriguez e Luca Onestini, Ignazio Moser, che ad un certo punto, vedendo l'argentino agitarsi sempre di più, è dovuto intervenire per calmarlo. Sul web gli spettatori sono divisi sul motivo della censura da parte del GF VIP. Da una parte molti sono convinti che la produzione voglia difendere il fratello di Cecilia e Belen perché trascende spesso nell'insulto e nell'offesa personale, dunque si tenderebbe a coprire il suo carattere sanguigno. Dall'altra parte, invece, c'è chi si dice convinto che la regia abbia staccato sugli altri concorrenti che dormivano, quando la lite tra Jeremias Rodriguez e Luca Onestini ha puntato l'attenzione sulle agenzie e su Francesco Monte. L'ex tronista, infatti, l'anno scorso ha lasciato l'agenzia del fidanzato di Cecilia per passare a quella di Giulia, Andrea e tanti altri e. Gli spettatori hanno già notato, le scorse settimane, che ogni volta che si tirano in ballo argomenti delicati come i contratti, i cachet o appunto le agenzie, la regia preferisce cambiare inquadratura. Voi che ne pensate?